Oggi dobbiamo assolutamente vincere, ha detto, per opzionare quel secondo posto dietro l'Italia che ci varrebbe la qualificazione per USA 94. Battuto intanto il calcio d'angolo e la Svizzera va subito in vantaggio con il gol di Knupp. 1 minuto 14 secondi nel cronometro, in Svizzera subito in vantaggio praticamente alla prima azione. Rivediamo l'angolo tagliato di Sutter ed è Knupp che lascia però proseguire, ancora Dury alla caccia del pallone, lo aiuta McCoist. Ecco l'attaccante del Tottenham che punta in aria, salta Kentene, il cross basso ed il pareggio della Scozia con Ali McCoist. Proprio lui, il grande bomber dei Glasgow Rangers, non ha mancato questo ghiotto invito offertogli dall'inquadrato Gordon Dury. Un gol importantissimo questo per la Scozia al 13° del primo tempo. Ancora straordinario lo spunto di Dury, che noi settimanalmente poi seguiamo con le nostre telecronache della Premier League, uno degli uomini più in forma e forse migliori del campionato inglese. Vedete il suo cross, manca l'intervento Egli, non è... Riesce a recapitare il pallone proprio per Sutter, su il cross, Knupp! Porta in vantaggio la Svizzera, si è aiutato in maniera abbastanza vistosa con le braccia. Vorrei rivedere il replay del gol, la doppietta di Knupp quindi. Vedete Sutter che va a crossare al centro, attenzione al numero 9 Knupp, guardate come spinga nettamente Malpass. Adesso fa indietreggiare anche la barriera. Punizione battuta direttamente in porta da Breghi con il suo grande destro, pallone nell'angolino ed è un gran gol questo per la Svizzera. Vedete l'entusiasmo del pubblico di Berna, ma riammiriamo ancora questa esecuzione di un grande specialista quale Breghi. Vedete che mette il pallone proprio nell'angolino, nonostante il gran tuffo non ci arriva Goram.